Si avvicina la stagione delle piogge e per ridurre il rischio di allagamenti l'amministrazione comunale ha avviato un piano straordinario di pulizia delle caditoie. Gli interventi realizzati dalle municipalità hanno preso il via lunedì scorso e proseguiranno fino a sabato 14 settembre nelle zone più critiche della città. Questa è una delle zone della seconda municipalità che insieme al collega dell'ufficio fogli della municipalità si sta provvedendo a pulire. Poi stamattina la terza municipalità ha provveduto nella zona del ponte della sanità. La prima municipalità si sta occupando della riviera di Chiaia. L'ottava municipalità nello stesso giorno si sta occupando della rotonda a via Ghisleri. C'è tutto un programma che le municipalità ci hanno comunicato e che si sta portando avanti in questi giorni che probabilmente precederanno poi i giorni di pioggia. Da lunedì al sabato 10 squadre di lavoratori del comune sono impegnate quotidianamente nella pulizia dei tombini. Prevista in queste due settimane anche l'apertura fino alle 19 del sito di Coroglio per il conferimento del materiale e la collaborazione di ASIA per lo spazzamento delle strade interessate. L'intervento consiste nell'aver individuato delle zone più critiche della città e in base a un calendario, in collaborazione con l'ASIA che provvede allo spazzamento, si cerca di sostruire e quindi consentire poi il deflusso delle acque meteoriche. Il programma straordinario di pulizia delle caditoie si inserisce nel piano svolto annualmente dalle municipalità che proseguono contemporaneamente in questo periodo gli interventi notturni di deblattizzazione in ausilio a quelli svolti dall'ASL. Ogni municipalità ha tre squadre, due squadre che lavorano su due turni mattina e pomeriggio per quanto riguarda la pulizia straordinaria che riguarda due settimane dal 2 al 15 settembre, mentre la sera va avanti il programma di deblattizzazione che sta proseguendo da parecchi mesi. Il calendario completo degli appuntamenti è pubblicato sul sito del Comune.